arrestato il legale rappresentante della società Santa Croce, sequestrati 13 milioni di euro. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito stamane un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di Camillo Colella, legale rappresentante della società Acqua Santa Croce di Canestro, nota a livello nazionale. Sono inoltre stati sequestrati beni immobili e risorse finanziarie nella disponibilità dell'indagato per circa 13 milioni di euro. L'indagine è stata avviata a seguito di una verifica fiscale, eseguita dai finanziari del capoluogo abruzzese nel 2011, nei confronti della società che ha portato, dopo complesse ed articolate investigazioni economico-finanziarie, alla scoperta di rilevanti importi per circa 9 milioni di euro, sottratti al pagamento delle imposte. Le attività di indagine sono state estese all'accertamento di tutte le posizioni debitorie della società. Tale attività, svolta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, congiuntamente al personale dell'Agenzia delle Entrate, ha portato alla luce un'ulteriore materia imponibile che ha di fatto fatto lievitare le imposte dovute ma non versate a circa 13 milioni di euro, importo questo sottratto al versamento delle imposte attraverso insidiose ed artificiose manovre di dissimulazione, prontamente intercettate e compiutamente ricostruite dai finanzieri, unitamente ai funzionari dell'Agenzia Fiscale. Le manovre dissimulatorie, attentamente pianificate e puntualmente realizzate dall'indagato, con il fine preciso di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva promosse da Equitalia.